Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Fortnite, stagione 8. Allora, siamo su una Fortnite News. Ragazzi, siamo, come vedete, nel giochi per farvi mostrare delle piccole particolarità di certe cose che voglio parlare. Allora, andiamo a picco, perché qui abbiamo delle novità sulle statue. Allora, come vedete, guardate l'ombrello che fa anche il suono. Qui c'è la fase 2 del pirata, che è strabello. È stato dei cavalieri. Perché loro due puntano al cavaliere rosso che cerca di difendersi da loro? La cosa a parte è che comunque io conosco una leggenda, che praticamente ci sono dei cavalieri, ognuno di loro hanno diverse città, tipo erano uno a Bosco, uno Tempio, un altro Putrido, insomma questi qua, che nel tempo sono scomparsi. Non mi convince di in quelle posizioni delle statue, è che sono cambiate. Poi un'altra cosa che vi volevo dire è andiamo un attimo al vulcano. Le uova di drago, che sono serpenti, cioè ibridi. Perché però ce ne sono due? Perché praticamente cioè, gli altri sono usciti nel pass battaglia, nel senso c'è l'ibrido, c'è anche un'altra cosa che. Cioè, erano quattro, le due sono quelle nel pass, che uno è l'ibrido e l'altro è una semplice schermata di caricamento che diventerà appunto una skin, anche se devono ancora schiudere, chissà che cosa sono. Poi un'altra cosa che volevo parlare era della mappa, il tesoro nella schermata di caricamento, forse non lo so, ci saranno qualche indizio su questo tesoro, a parte che al castello vi consiglio di andarci perché in una posizione non so bene dove un forziere che è di salva il mondo ed è bellissimo. Vi consiglio di andare a vederlo. E niente, questo è tutto quello che sappiamo. Ci vedremo al prossimo Fortnite News. Quindi rimanete aggiornati perché sarà una cosa veramente bella. Perché questa season promette molte cose. Anche parlando del cubo, che il cubo c'è, il re dei ghiacci lo teneva. Quindi lo teneva in mano, quindi sicuramente se si aggiunge lui non so proprio che dirvi, ragazzi. Detto ciò, buona stagione 8 e ci vediamo al prossimo video.